È il momento di festeggiare qui in casa Nerazzurra. Party di Natale, un party particolare. Il tema è questo: Eclipse Inter A Kind of Magic. Perché? Perché sarà una serata magica, una serata speciale, in una location speciale, The Mall, a pochi metri dall'Inter Headquarter. Oltre 540 invitati, tra giocatori della prima squadra, dirigenti, dipendenti, tutti pronti per vivere una serata magica, una serata di musica con oltre 20 artisti, ma come dicevo, appunto, una serata di magia, 13 artisti internazionali in grado di fare cose mai viste. Eccoci qui con Fabio Galante. Fabio, questo è il tuo N numero di Natale in Nerazzurro, ne avrai trascorsi parecchi. Sì, ne ho trascorsi parecchi tra calciatore, tra invitato, tra dipendente, e quindi sono contentissimo stasera di essere qua in mezzo ai calciatori, alla società, ai dirigenti, ai dipendenti, alla televisione, quindi... sono contento e quindi auguro a chi ci ascolta, a chi ci vede, tanti auguri di buon Natale, di buone feste e sempre forza Inter. Compagnia di David Suazo. Davide, ritrovarti è sempre un piacere, questa è sempre casa tua. Fa piacere perché trovi un po' la casa, gli amici. E ovviamente incontrarci tutti qua è sempre un momento di orgoglio. Che bel momento è ritrovare tutti, ritrovare i giocatori con i quali hai condiviso tanti anni qui all'Inter. È bello, guarda, la cosa brutta è che te ne rendi conto che stai crescendo e sei più, non sei partecipe del campo. Però è bello comunque fare due chiacchiere, conoscere anche i nuovi ragazzi, e qualcuno che ragionò ti chiede, e è piacevole comunque interagire e conversare. È sempre, sempre bello essere qua e formare parte di queste manifestazioni. Compagnia di Karagounis, posso chiamarti ancora Zorba come faceva Scarpini? Scarpini sembra dare nomi. Però va bene, sì, se vuoi. È bello essere qua, parlare con vecchi amici, con la squadra, con tutti. Una bella festa. È stato un piacere di invitare a me per venire qua. Ti abbiamo visto prima parlare con tante legend, con tanti nerazzurri. Ecco, quanto è bello ritrovarsi in questi momenti, in queste situazioni. Eh sì, troppo bello, come ho detto anche prima, sia qua che Inter Forever, che abbiamo fatto qualche partita tutti insieme, sempre bei ricordi. Era la prima volta che è uscito dalla Grecia per l'estero, venire qua su una grande squadra, grande società, quindi tanto piacere di rivedersi tutti questi compagni, ex compagni. Ma continui a darci un'occhiata, continui a vedere cosa fa l'Inter anche adesso con Antonio Conte. Sempre tifo Inter, tutti sanno questo, anche in Grecia, anche qua. Speriamo questo anno che possiamo fare una grande soddisfazione tutta la squadra. Che penso che sta la giusta strada per vincere qualche cosa importante quest'anno. Allora, non solo calciatori, però legend sì, se no. Mi permetti, Max, legend nerazzurra e non, perché questa è la tua terza festa di Natale e insomma sei uno di noi, lo possiamo dire. Ma sì, perché prima di tutto secondo me passare il Natale con quelli a cui vuoi bene è sempre una bella cosa. In questo caso voler bene all'Inter e passare il Natale con la propria squadra è il miglior modo di finire l'anno. E poi perché appunto è una bella tradizione, è un modo per rivedere tutti, per salutarsi, e quindi insomma, specialmente quest'anno che insomma abbiamo un
finora ha avuto una bella classifica, adesso sempre toccarsi dappertutto, però insomma è ancora più bello. Adesso speriamo che di andare avanti così. Max, tra l'altro l'Inter è stato spesso tema delle tue canzoni, no? Ti ha ispirato moltissimo nel corso della carriera. Ma sì, perché essere interisti in qualche modo ti abitua a farti delle domande, almeno nel passato ci abituava, l'interista è abituato a farsi delle grosse domande sull'esistenza umana, sulla vittoria, sulla sconfitta, sull'arrivare vicini al realizzare un sogno e magari non arrivarci. Poi fortunatamente l'Inter ci dà anche tante soddisfazioni, quindi secondo me l'interismo è una... diciamo è un modo di sentire la vita, di viverla, di affrontarla, più che una semplice fede calcistica. Buon Natale, Max. Tanti auguri a tutti e tanti auguri a voi. Ciao. Welcome to this special event of the year, our annual Christmas dinner of Int. I think Christmas time is very important for us to sitting down together, looking at each other and feel grateful of what we have. The club is running at full speed because of you. And obviously, the most important part and the goal of this club is to winning on the pitch. And look at us now. We're leading the table in Serie A as of today. And it means a lot. It means that we're on the right direction. It means that we're taking our hard work step by step. But it also means nothing. As we learn from the past as a lesson, without the courage, without the hard work and focus, we can lose and cannot compete at the highest level. It's the same on the pitch and the same off the pitch. Last week, I told to all the players too, we're gonna have a lot of difficulties coming in the future. Same of the past 111 years of this club, and same of the next 100 years of this club. As long as we're together, we will face so many challenges, so many difficulties that you cannot even imagine. But we are not afraid of anything. As long as today and in the future, we take the courage, we take the hard work and concentration and aiming for the highest as Inter and as all of us, as a family, as a strong club, we will go ahead and conquer the world with every single one of you. We only live once, and Forza Inter. Buon Natale, and Merry Christmas. Eccoci qui con altri due ospiti speciali. Primo Natale nerazzurro per te. Sì, in genere era rosso, adesso cambieremo colore. No, sì, è il primo Natale. Anche perché abbiamo un amico che ci sta a cuore, quindi siamo qui per fare una bella sorpresa ad Antonio Conte. Ah, questa è una bella sorpresa anche per noi. Eh sì, lui ci ha dato, ti ricordi Andre, eravamo a Londra e lui ci ha, che cosa fece, non mi ricordo? Visto della tattica da usare negli stadi. Ah sì, era un periodo prima che noi facessimo gli stadi. Quale migliore intenditore di stadi come Antonio Conte? Scherzavamo sul fatto di chiedergli dei consigli su come affrontare appunto una tournée negli stadi. No, con lui abbiamo un rapporto che da anni è sempre stupendo, una bravissima persona. Conosciamo benissimo anche Marco Materazzi, insomma uno dei capodestini delle tante cose belle che sono successe all'Inter. Abbiamo una bella famiglia di amici. Quindi visto che siamo in tema di auguri, qual è l'augurio per il 2020? L'augurio più grande che posso fare è di tifare, tutti possano fare come noi, tifare per gli amici. Il tifo per l'amicizia è un grande augurio, credo, per il prossimo anno. Tifiamo per gli amici, per l'amicizia. Grazie mille a entrambi, buon Natale a questo punto. A voi, ciao, auguri.
Buonasera a tutti. Inutile dirvi che sono un po' in difficoltà a salire su questo palco e a parlare. Niente, volevo augurarvi un buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. Volevo cogliere l'occasione di ringraziare tutti, tutte le persone che fanno parte della famiglia dell'Inter, iniziando dai calciatori, per quello che danno quotidianamente, il mio staff, tutte le persone che lavorano alla Pinetina. Ma vorrei ringraziare anche le persone che lavorano per noi e sono negli uffici, persone che non vediamo quotidianamente, ma sappiamo che sono dietro di noi e ci aiutano in maniera continuativa e quotidiana. Quindi grazie del vostro apporto. Per me questo è il primo anno da allenatore dell'Inter, per questo motivo voglio ringraziare le persone che hanno voluto che ciò accadesse, in primis il presidente e la proprietà. Il mio desiderio, e penso che il desiderio di ognuno di voi, di chi lavora nell'Inter, deve essere quello di cercare comunque di lasciare una traccia. Non importa, secondo me, per quanto tempo si lavori in un posto, può essere 6 mesi, 1 anno, 10 anni. L'importante è che si abbia voglia di lasciare una traccia. Lasciare una traccia significa lavorare con passione, con sacrificio, con sudore. Abbiamo il dovere di rendere l'Inter migliore e secondo me per rendere l'Inter migliore abbiamo solo una sola via: cercare di essere migliori noi stessi, cercare di porci noi dei livelli sempre più alti. Solo così possiamo aiutare l'Inter ad essere migliore. Vi faccio ancora gli auguri e vorrei concludere con una frase che ha detto una persona, penso lo conoscete tutti, Pelé, che ha detto: più difficile la vittoria, più sarà bello, più ci sarà gioia e contentezza nel vincere. Grazie e buon Natale a tutti. Rieccoci, Nando, qui ci troviamo sul set fotografico, possiamo chiamarlo così, vero? Ti vedo a tuo agio, assolutamente. Prima c'erano anche ospiti, diciamo, più importanti, noi lo possiamo dire, tutti i protagonisti della festa di Natale qui, del Christmas Party, sono fermati qui, hanno immortalato questo momento e poi sono entrati nel mood della festa. Ci entriamo anche noi? Direi che è il caso. Entriamo nel cuore di questo... di questa festa di Natale in nera. Christmas party. Entriamo. Come l'hai detto bene, Tommy sarebbe contento. Ovviamente stiamo parlando di Thomas Lawrence, il nostro collega. Il nostro corrispondente e collega, sì, assolutamente. Entriamo nel mood natalizio. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti.